Allora, adesso andrò a parlare un po' con voi, prima in soft spoken, quindi facciamo quattro chiacchiere con la vostra Nina, che vi dirà dei suoi progetti di vita privata e di social. Tanto, tanto, tanto social in questi nuovi progetti. Mi accarezzo sul vestitino perché fa un bel suono. Come dite voi? Lo sento molto triggeroso. Allora, voglio fare questo video di chiacchiere in soft spoken, poi passiamo al whispering. E poi passiamo all'inaudible. Siete pronti? E poi una piccola chicca. Aggiungiamo insieme alle nostre chiacchiere e ai nostri tre modi di fare ASMR, di parlare in ASMR, un po' di airbrushing. Ce lo andiamo ad inserire durante queste nostre chiacchiere. E tutto il nostro video. Spero vi piaccia. E quindi possiamo iniziare. E io posso iniziare a parlare con voi. In questo periodo della mia vita sono abbastanza felice, anche se diciamo dentro di me non sto benissimo. A volte sono up, a volte sono down. E sono momenti miei e diciamo mi porto gli strascichi dalla quarantena. Poi situazioni familiari un po' complicate, un po' tutta la situazione che non sto qui a spiegarvi perché dovrei scriverci un libro. E però per fortuna ho trovato questa strada, ho incrociato sulla mia strada questo spiraglio di luce e l'ho colto subito al balzo. Già vi ho accennato qualcosa quando ho fatto il Sounds Food e vi ho accennato qualcosa riguardo questi progetti che ho in corso, riguardo questo corso in corso, scusate il gioco di parole, riguardo il mio corso di stamattina. È stato il secondo giorno e ho già fatto 4 ore intense, intense, intense. Non potete capire che cosa è stato, che emozione scoprire tante cose dei social, di Instagram, dei sistemi che io non conoscevo affatto. E visto che voglio entrare a far parte di questo mondo, voglio diventare un ASMR artist e una makeup artist influente in questo ambito, in questo mondo dei social, ho voluto aggiornarmi, ho voluto crescere e ho voluto acculturarmi e quindi ho accettato di fare questo corso. Su Instagram ho trovato questa stories di Martina Valentino e così ho iniziato a seguirla, a mandargli una mail. Poi vi spiegherò meglio in un video che registrerò venerdì e che poi uscirà lunedì.
dove ho fatto una collaborazione con Jolie Moore, un brand nuovo per cui lavora Martina, la mia carissima e bravissima e intelligentissima e molto molto in gamba e umile, umile come me, anche se è un importante social media manager. Lì vi spiegherò tutto, vi parlerò di tutto, del nuovo Instagram, della nuova, ovviamente nuovo Instagram personale, diciamo lavorativo, un Instagram professionale, ecco.
migliore di questa, ancora più spessa e di silicone, e qua dietro ha un velo protettivo brillantinato che protegge, allora assorbi tutta la mascherina, tutta quella schifezza, e per fortuna il cellulare sono riuscita a salvarlo, ma la fotocamera è morta. Vi ho raccontato un'altra triste episodio delle sventure
preso il ferretto sbagliato. Allora, amori, scusatemi, io vi saluto. Abbiamo fatto 4 chiacchiere insieme. Vi ho raccontato un po' dei miei fatti, un po' in soft spoken, un po' in inaudible e un po' in whispering. Io vi saluto, vi do la buona. Buenas noches.